Ciao a tutti amici di eximardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione la nuovissima tastiera meccanica, finalmente con retroillumazione RGB Master Keys Pro L. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, alcuni loghi che ci ricordano quindi la piena compatibilità alla retroillumazione RGB, l'adozione di switch meccanici CRMX e la tipologia sono brown in questo dato modello. Infine, il layout di digitazione italiano come tutti i prodotti della Cooler Master presenti in Italia. Nella parte posteriore della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa che ci mostra come la serie Master Keys è assemblata e alcune caratteristiche riportate in diverse lingue. All'interno della confezione troveremo una piccola quick start guide di poche pagine. Nella parte sinistra troviamo le combinazioni di tasti che ci permetteranno di accedere alle diverse funzioni avanzate della tastiera senza passare per il software di gestione che questo modello finalmente è stato dotato. Troviamo un estrattore per i caps nel caso in cui volessimo sostituire quelli presenti con qualcuno personalizzato che ci piace particolarmente o per cambiare anche qualche caps e utilizzarne uno di diverso colore o semplicemente ovviamente per una pulizia più approfondita. Troviamo anche un cavo rivestito in treccia di tessuto con due classici connettori USB placcati oro, classico connettore USB per la presa USB sul computer e un connettore micro USB da collegare alla tastiera. Come vediamo, il cavo è removibile, quindi ci permetterà di trasportare più agevolmente la tastiera eventualmente a LAN party. Infine troviamo la tastiera, la Cooler Master Master Keys Pro L. Come notiamo, il design è identico molto al modello precedentemente recensito qualche mese fa, Quickfire XTi, colorazione completamente nera. Chassis in plastica per la parte esterna e come abbiamo visto dall'immagine nella parte posteriore della confezione è presente come sempre un inserto in metallo che irrobustirà la tastiera, quindi garantendone maggiore durata e maggiore affidabilità. Passando ai dettagli e quindi principalmente ai tasti e alle funzioni della tastiera, nella parte superiore, il tastiero numerico, troviamo quattro tasti P1, P4 che rappresentano i profili che potremo personalizzare direttamente dalla tastiera o tramite software di gestione. E ovviamente uno switch on the fly sarà possibile con la combinazione Fn più P1, P2, P3 o P4. Troviamo anche i tasti multimediali presenti al di sopra delle freccette direzionali. Tasto F9 ci servirà o sarà utile eventualmente per disattivare il tasto Windows, quindi utile in gioco. Il tasto F10 ci permetterà di registrare le varie combinazioni di colore, quindi creare diversi effetti di colore sulla tastiera e poi successivamente salvarli nei quattro profili. E F11 e F12 sono i tasti adibiti alla registrazione, scusate, on the fly delle macro. E stamp, block, scorrimento e pausa ci permetteranno di ripetere la macro da noi creata una volta, due volte o infinite volte a seconda della necessità. I tasti F5 ad F8 sono ulteriori ripetizioni che potremo effettuare per quanto riguarda la parte di effetti e registrazione di colori LED per singolo tasto.
i tasto F1, F2, F3 sono, diciamo, il mix, la miscela che ci darà la possibilità di creare diversi effetti di colore e variare l'intensità grazie ai nuovi livelli per ogni singolo colore. Ovviamente troviamo sempre il tasto F4 che in combinazione al tasto Fn ci permetterà di passare tra i diversi effetti di retroilluminazione. La tastiera, come abbiamo detto, è dotata di switch CRMX Brown. Rimuoviamo velocemente il caps ESC per mostrarvi lo switch. Come possiamo vedere, anche la Master Keys Pro L, finalmente, o comunque la serie Master Keys Pro L, adotta una struttura trasparente per quanto riguarda i switch CRMX, che daranno maggiore risalto alla retroilluminazione per singolo tasto. Tasti ovviamente come sempre in hubs con incisione o comunque serigrafia laser. Spostandoci nella parte posteriore della tastiera, troviamo sempre un design semplice caratterizzato da questa unica, diciamo, canalina che ci permetterà di passare il cavo sia nella parte di destra sia in quella di sinistra, e questo piccolo spacco che dovrebbe essere comunque anche una canalina che ci permetterà di portare il cavo verso la parte alta e quindi orientarlo in modo del tutto classico. Logo della Cooler Master, piedini in plastica con un rivestimento in gomma per rialzare la tastiera un minimo e quindi agevolare la scrittura o il gioco, e nel caso, scusate, classici piedini in gomma. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto allo staff.